Onorevole Scajola, parliamo un po' di politica. Forza Italia si riorganizza partendo dalla direzione regionale, dai comitati locali, però insomma più o meno sembra che la visione sia quella del sostegno al resto del centrodestra a Toti. La sua analisi qual è? Forza Italia fa parte di una coalizione di centrodestra. Io non ne faccio parte perché non ho condiviso moltissime scelte che ha fatto Forza Italia negli ultimi anni, quindi le parlo da osservatore esterno. Non c'è dubbio che i partiti di centrodestra si incontreranno i leader e faranno i loro accordi sulle diverse regioni dove si deve votare e quindi per definire quale sarà i candidati di ciascun partito. E questo è un discorso, così come lo farà la sinistra e così come lo faranno altri. Poi c'è il discorso personale mio, se questo lei vuole intendere. Io credo. Lei è un osservatore qualificato, voglio dire, fu il fondatore, il creatore insieme a Berlusconi della Forza Italia partito politico, quindi non è, come dire, un'opinione campata per aria. Era una Forza Italia che aveva superato di molto il 30%, ahimè oggi è ridotta al lumicino perché si è voluto ridurla al lumicino e qualcuno ne ha anche delle responsabilità su questo, ma è una storia passata. Io mi sono dedicato ad una visione più attenta ai problemi, mi sono dedicato al concetto di comunità, alla forza che una comunità può esprimere, alla forza che i sindaci esprimono, che sono coloro che hanno il maggior consenso in Italia da parte delle comunità. Credo che si debba riportare la politica ai fatti, alla concretezza dei problemi, al rapporto con i cittadini. E quindi sulle regionali valuterò nelle prossime settimane quali siano i programmi che maggiormente mi paiono concreti, quale credibilità essi possono avere e a quel punto, consultandomi come faccio costantemente con tante persone, valuteremo il da fare.